Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi le pastiglie Bulk usate in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Apri il serbatoio del liquido dei freni. Per cambiare le pastiglie dei freni, dovrai sollevare la parte anteriore dell'auto e togliere le ruote. In tal modo avrai completo accesso alle pastiglie. Molla i bulloni delle ruote anteriori, solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Gira il disco verso fuori, l'operazione sarà più facile. Inserisci un cacciavite piatto nell'estremità esterna della fessura sul davanti della pinza. Fai leva col cacciavite e tira verso di te per farla uscire. Così farai rientrare il pistone. Non esitare a spingere il cacciavite ancora più dentro appena c'è abbastanza spazio tra la pastiglia e la pinza. Prima di passare alla fase successiva, assicurati di aver spinto dentro il pistone finché va. Rimuovi i tappi dalle viti della colonnetta. Usa una chiave a bussola con brugola da 7 per sbloccare le due viti della colonnetta. Rimuovi la pinza, poi sgancia e rimuovi le due pastiglie. Adesso puoi appoggiare la pinza su una delle spire della molla dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica per pulire le estremità del supporto delle pastiglie. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Trovi i pezzi e i prodotti Bulk utilizzati nel video sul sito di Mister Auto e nel link nella descrizione. Prendi le nuove pastiglie. Ungi con grasso al rame la parte esterna delle nuove pastiglie. Rimuovi la pinza e inserisci le pastiglie facendole incastrare. Rimetti in posizione la pinza. Verifica che le viti della colonnetta stiano davanti al loro supporto. Presenta la vite della colonnetta e avvitala. Comincia con la chiave a bussola. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Rimetti a posto i tappi della colonnetta. Ripeti l'operazione dall'altra parte. Dopodiché rimonta le ruote e fai scendere l'auto. Prima di riaccendere l'auto, ricorda di riavvitare il tappo del liquido dei freni. Attenzione! Prima di tornare a usare l'auto, accendila e spingi il pedale del freno per riavvicinare le pastiglie al disco.
Guida tranquillo e senza brusche frenate i primi 50 km per non cristallizzare le nuove pastiglie. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Houston. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.